Allora, ora vado ad introdurre la prima relazione che è della professoressa Maria Grazia Fanchi, che saluto, a cui do il benvenuto. È professore ordinario di cinema e di fotografia e televisione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e taglio i numerosi incarichi, ma nel nostro Ateneo dirige tra l'altro l'altra scuola per la in media comunicazione e spettacolo. Tra i tanti suoi incarichi scientifici segnalo la co-direzione della rivista Schemi, Storie del Cinema e Culture del Cinema e dei Media in Italia. I suoi principali interessi di ricerca si intersecano con i temi che stiamo conducendo col PRINE e per questo motivo è stata coinvolta in questa iniziativa e in particolar modo vertono sulla fruizione dei prodotti mediali dal punto di vista sociale e storico. Nei suoi studi in particolare, particolare attenzione è dedicata all'analisi dei pubblici, in specie del pubblico giovanile, e al ruolo dell'audience nelle industrie mediali, culturali e creative. La sua relazione ha il titolo I media, i processi di costruzione della memoria collettiva. Do la parola alla professoressa Fanchi perché presenti la sua relazione. Grazie. Grazie professoressa Ghizzoni, grazie alla professoressa Polenghi e grazie moltissimo a Paolo che mi onora, oltre che di una, diciamo, sodalizio di pensiero e di ricerca, anche insomma, di un'amicizia che credo e spero insomma, possa crescere anche nel futuro. I would like to apologize to Professor De Peppa. I will present my paper in Italian, but I really, really glad to be able to listen you. Quando Paolo mi ha chiesto un contributo su media e memoria collettiva con riferimento all'oggetto sul quale sta lavorando il vostro gruppo di ricerca, devo dire che la prima domanda che mi sono fatta è se oggi abbia ancora senso questo binomio, se oggi si possa ancora immaginare che i media, come è stato indubbiamente nel passato e per buona parte del Novecento, siano in grado di entrare in risonanza, di fornire risorse alla memoria collettiva. E confesso che la prima immagine che si è affacciata alla mia mente, non ne sono molto contenta, prima scherzavamo con Paolo, è stata quella del collegio. E mi chiedevo anche, forse è un bene, diciamo, che i media non siano più in grado di entrare in modo così anche pesante, importante nella costruzione della memoria collettiva come è stato in passato. Quindi l'idea e il contributo che credo di poter dare a petto di un lavoro che ho avuto il piacere di leggere attraverso le pagine del volume curato da Paolo, che voi avete già portato avanti, è una riflessione sul futuro, non sul passato, ma sul futuro. Metto in condivisione la breve presentazione che ho preparato. Allora, qui siamo in fondo. Voilà. Allora, il primo pensiero è stato, come vi dicevo, il collegio entrerà nella memoria collettiva degli Z. Ma non solo il collegio, perché la storia più recente della produzione mediale, penso in particolare all'ambito delle serie, ma anche dei film, è stata attraversata da una vera e propria vaga e da una crescita che non ha eguali nel passato di prodotti dedicati e che mettono in scena non solo gli adolescenti o più ampiamente i minori, ma il loro rapporto con le istituzioni e in primo luogo il loro rapporto con la scuola. Quindi 13 Reasons Why è un ritratto
come direbbe Paolo Jedlowski, plausibile della vita degli studenti americani, per esempio, dei primi anni del nuovo millennio. O ancora, un adolescente francese si riconoscerebbe nei personaggi veri, poi forse più che un documentario, una docufiction del film di Sébastien Lifshitz, Adolescente. Se fino ad alcuni anni fa a domande come queste avremmo probabilmente risposto di sì, per poi analizzare come voi avete fatto questi documenti come delle fonti preziose per ricostruire la memoria collettiva di una generazione o di un periodo storico, oggi queste domande ci trovano molto meno sicuri, molto meno certi, sia della risposta, e sia conseguentemente delle categorie e dei metodi da adottare per analizzare, per leggere questi documenti. Dalla cosiddetta svolta della connettività, come viene ormai correntemente definita tra chi si occupa di media, quindi diciamo dalla seconda metà degli anni zero, il rapporto tra media e memoria è infatti cambiato. È cambiato in modo rilevante, secondo alcuni in modo radicale e irreversibile, mettendo in discussione i quadri interpretativi e le metodologie che tutto sommato erano anche relativamente giovani, perché si sono consolidate dagli anni Ottanta in avanti, che tentavano, provavano ad analizzare, a comprendere, a sciogliere questo rapporto così complesso tra memoria e media e obbligandoci a una ripartenza. A mettere in scacco la riflessione su memoria collettiva e media è il cambiamento profondo che ha investito l'ecosistema mediale, quindi l'insieme delle tecnologie e dei contenuti che ci sono dati oggi in dotazione per costruire la nostra memoria collettiva e anche le attitudini, le competenze, le pratiche attraverso le quali naturalmente noi facciamo esperienza di questi contenuti. Prima di andare oltre e di provare a raccogliere e poi anche a mettere a sistema le tracce di questa crisi e quindi capire qual è il campo all'interno del quale oggi ci stiamo muovendo, vorrei provare a chiarire il perimetro di questa relazione che è esplicitato nel titolo, cioè media e processi di costruzione non della memoria in generale, ma di quel particolare tipo di memoria che è la memoria collettiva. Allora mi perdonerete, faccio un passo indietro e provo a tracciare il perimetro all'interno del quale proverò poi a muovermi. Quando parliamo di media e di memoria collettiva, stiamo ritagliando quella rete complessa e anche intricata di relazioni che uniscono la memoria e i media, come sappiamo bene, un gruppo molto particolare, specifico di racconti, di pratiche e anche di soggetti. Ci stiamo cioè occupando di quel plesso di narrazioni e anche, come dicevo, di quel plesso di pratiche che un insieme di soggetti in un dato momento storico ha utilizzato per definire la propria identità, e per costituirsi, oppure più spesso per rafforzarsi come comunità. Dunque si tratta di una porzione, anche se non di una porzione piccola, del campo più ampio della memoria dei media e con i media. Quindi, per intenderci, non farò qui riferimento perché ci porterebbe lontano, per la verità è un campo di esplorazione veramente molto interessante, ma non farò qui riferimento alla memoria, per esempio, esteriorizzata, come usiamo dire, degli archivi audiovisivi, dalle Techerai per arrivare fino a TikTok, passando attraverso YouTube. E quindi non farò riferimento all'insieme complesso di questioni che questi nuovi archivi ci pongono.
e che riguardano tutta la parte, diciamo, più tecnica della conservazione, ma riguardano soprattutto le dinamiche, le possibilità appunto di accesso a questi archivi. Ho citato TikTok non per provocazione, ma perché alcuni anni fa, quando la piattaforma è stata lanciata a livello globale, l'allora amministratore delegato definì TikTok come il nuovo archivio del Cultural Heritage intangibile mondiale, che è certamente uno slogan e insomma, non ho nessun dubbio che fosse per attirare l'attenzione, ma coglie senz'altro una funzione che queste piattaforme, che sono molto naturalmente diverse rispetto agli archivi tradizionali, hanno o stanno acquisendo. E non ci occuperemo questa mattina neanche della memoria comunicativa, che è un altro capitolo per me interessantissimo. Qui con memoria comunicativa mutuo la definizione data qualche anno fa da Paolo Jedlowski, intendo quell'insieme di contenuti che ci raggiungono in quantità soverchianti, di cui facciamo esperienza, che talvolta anche condividiamo, facciamo circolare per esempio attraverso i nostri social media, ma che non diventano parte della nostra identità, né parte dell'identità della comunità alla quale apparteniamo. Ci concentreremo invece sui contenuti, sugli attori e sui processi della memoria collettiva nei suoi tre momenti topici: la venuta a cadenza, l'appropriazione e la canonizzazione. La venuta a cadenza, sappiamo, del racconto mediale, il momento in cui una serie di contenuti, di personaggi, di ambienti, anche di valori, di stili persino, di toni, diventano parte del processo identitario di una comunità. L'appropriazione, che è poi il cuore del processo di creazione della memoria collettiva, attraverso il quale questo insieme di racconti vengono appropriati, vengono riraccontati, ridiscorsivizzati e condivisi, e poi il processo di canonizzazione, cioè la fase in cui il racconto viene formalizzato in una serie di artefatti. Per me sono soprattutto, per chi come me si occupa di media, sono principalmente film, serie, libri che vengono archiviati in luoghi un tempo riconoscibili, diciamo identificabili senza difficoltà, le biblioteche, i cataloghi, oggi un po' meno identificabili, possono anche essere appunto i palinsesti televisivi, e messi poi a disposizione della comunità per la fruizione, tipicamente in alcuni momenti o modi, quindi le giornate dedicate, insomma tutte le forme di ritualizzazione che sono parte essenziale, come sappiamo, del processo di canonizzazione della memoria. Ebbene, l'ecosistema mediale, così come è stato modellato dalla svolta della connettività, ha introdotto in ciascuno di questi momenti un cambiamento profondo, e sono in particolare tre le trasformazioni che il dibattito su media e memoria ha messo in questi ultimi anni più chiaramente a fuoco. Un dibattito che tra l'altro diciamo, ha raggiunto delle dimensioni davvero consistenti, andando anche oltre i confini disciplinari in cui all'inizio, diciamo, era stato sviluppato. Quindi una parte importante appunto di questo dibattito, per esempio, oggi si trova all'interno degli studi che si occupano di media archeologi, che è una, diciamo, area di ricerca e di riflessione nuova, un po' modaiola anche, insomma, devo essere sincera, nell'ambito degli studi mediali c'è questa tendenza invalsa a creare queste sottoaree di studio e di riflessione, sono anche un po' delle operazioni di marketing accademico, ma ha raggiunto indubbiamente la riflessione un volume e un grado anche di consapevolezza molto, molto alto. Allora, il primo cambiamento che è connesso alla svolta della connettività e a questo ridisegno dell'ecosistema mediale è la condizione di
post-scarsità degli ecosistemi mediali attuali. L'ingresso, cioè in questa fase, diciamo, più matura, la fase terza dello sviluppo digitale, inaugurata appunto dalla svolta connettiva, è contrassegnato, lo sappiamo bene perché lo viviamo, da una crescita prepotente, anche disordinata, dei contenuti mediali a disposizione dei soggetti. Una crescita che naturalmente è stata sospinta sia dall'evoluzione tecnologica, quindi dalla moltiplicazione dei canali, con termine di nuovo un po' marketing, insomma, la crescita dei cosiddetti punti di contatto, dei touch point. E dall'altro lato l'irruzione sulla scena mediale dei contenuti generati dagli utenti, che ha fatto, proprio, è come se avesse fatto lievitare questa appunto, diciamo, disponibilità di contenuti. Questa disponibilità di contenuti, che quindi non ha precedenti nella storia, ha generato un effetto paradossale sugli immaginari mediali, cioè li ha deprivati del loro valore simbolico e quindi anche identitario, in due modi. Il primo è che, insomma, cioè immediatamente evidente, anche perché l'abbiamo esperito in questi ultimi mesi anche in modo drammatico, mettendo in scacco i processi di selezione, che sono il meccanismo fondante, lo sappiamo, di ogni memoria e della memoria collettiva in particolare. E in secondo luogo, innescando il processo che Baker chiama di riduzione della complessità interpretativa. Per governare la mole soverchiante di informazioni che la rete soprattutto ci consegna, ci troviamo infatti costretti ad affidarci all'intelligenza artificiale che seleziona per noi. Il motore di ricerca, per esempio, ma che seleziona secondo un principio opposto a quello della memoria collettiva, cercando cioè l'elemento anodino e non quello idiomatico. Potremmo anche dire cercando l'elemento comune invece di quello tipizzante e soprattutto decontestualizzando e semplificando, appunto, come ci dice Baker, al punto da rendere i contenuti irrilevanti per la nostra identità. Non li ricordiamo e se anche li ricordiamo, hanno perduto quella capacità di qualificarci come persona e poi come comunità che in passato e per un arco di tempo ampio hanno viceversa avuto. Quindi, se nel passato la scelta di fruire un contenuto, un certo tipo di contenuti mediali è stato un fattore identitario potente, lo sappiamo bene, la vostra ricerca lo mostra, un elemento qualificante e distintivo, oggi non è più così. E i contenuti mediali ci appaiono impoveriti. Deprivati appunto del loro valore identitario, non sono più insomma dei correlati oggettivi delle persone o delle comunità, ma ci appaiono più come un accidente, cioè delle associazioni fortuite e transeunte, cioè destinate comunque a sciogliersi nell'arco di un breve arco di tempo. Il secondo cambiamento che investe gli elementi e i processi della memoria collettiva è quello che Andrew Hoskins ha chiamato la condivisione senza condivisione. Scrive Hoskins, qui lo cito, gruppi e individui si percepiscono come attivi attraverso una serie di pratiche, postare, linkare, registrare, scorrere, mandare avanti. Così facendo, essi si costituiscono forzosamente come una nuova, la chiama Hoskins, moltitudine, quindi non comunità, moltitudine, che non dibatte, ma al più si emoziona. Ma si emoziona, aggiunge Hoskins un po' ferocemente, nel modo in cui ci si emoziona mettendo un emoticon. Quindi l'atto del condividere, che è stato ovviamente fondamentale, che è fondamentale per la creazione della memoria collettiva, è spogliato della sua tensione sia strategica che etica. Tensioni che sono naturalmente necessarie perché
i contenuti si trasformino in un patrimonio di sapere e di valori distintivo per la comunità. Allora, aggiungo un'altra citazione, sempre presa da Hoskins, che mi sembra chiudere questa parte in modo esemplare. Condividere in questo modo non è più un atto sostenuto da valori come l'equità o anche l'altruismo, ma ha piuttosto a che vedere con l'obbligo di partecipare. Quindi quello che diciamo, si forma, quello che questo tipo di condivisione è in grado di creare, non è o non sono i legami forti, etici, morali che stanno alla base della comunità, ma è piuttosto una forma di socialità che definirei più superficiale, epidermica, quindi che non crea corpo. Terzo, la svolta della connettività si lega anche alla decanonizzazione del passato e su questo punto ci aiutano alcuni recenti scritti di Martin Pogačar. Ogni istante della nostra vita quotidiana è oggi invaso dal passato, di nuovo vi cito, al punto che, dice Pogačar, viviamo più nel passato che nel presente. Questa presentificazione indiscriminata del passato e il venir meno dell'azione di selezione e di gerarchizzazione tradizionalmente svolta dai notabili della memoria genera una diffusa insignificanza dei racconti di ciò che è stato. I media, dunque, da strumenti primari nel corso del Novecento di recupero selettivo, di messa in forma e di messa in discorso del passato ad uso di una comunità, e in funzione naturalmente del presente, dei bisogni che la comunità esperisce, si trasformano, sempre Pogačar li definisce, in un cimitero degli elefanti, in cui quindi i racconti del passato si mischiano, si confondono, la loro tensione morale si perde, così come inevitabilmente la loro funzione identitaria rispetto appunto a una comunità, a quello che quella comunità è, a quello che ha creduto, che ha voluto, che ha cercato di essere. Allora, in questo scenario, e qui insomma la domanda che si affaccia inevitabile è: ma possiamo allora ancora parlare appunto di un rapporto vero, profondo tra media e memoria collettiva? I media sono destinati a perdere la loro funzione di memoria collettiva, quindi tornando al collegio che ci accompagna o ci perseguita dall'inizio di questa relazione, dice ancora qualcosa del rapporto tra giovani e scuola in Italia e soprattutto saprà raccontare qualche cosa di questo rapporto a chi lo guarderà in futuro? Io penso di sì, penso che i media continueranno ad alimentare, a documentare la memoria collettiva e quindi a fornirci, come è stato anche in passato, un punto di ingresso prezioso, ma persino unico, per ricostruire l'identità delle comunità e dei gruppi, o eventualmente anche di quelle che con più prudenza, seguendo Hoskins, se possiamo definire le moltitudini, oppure con un termine un pochettino meno appunto drammatico e pessimista degli aggregati. Penso che sia ancora possibile. Penso tuttavia che l'ordine di questioni che siamo chiamati ad affrontare, anche di domande che saremo sollecitati a porre ai contenuti mediali come documentazione della memoria collettiva, devono essere diverse rispetto a quelle che ci hanno accompagnato nella riflessione fino ad oggi. Anzitutto, ritengo che il nostro orizzonte di analisi, non potrà più essere, almeno non primariamente, quello che è stato finora, cioè quello della rappresentazione, e dovrà invece diventare quello del coinvolgimento, cioè, provo a spiegarmi meglio, non dovremo più chiederci in prima battuta o esclusivamente che cosa raffigura, che cosa narra, enuncia un film, una serie, un videogioco, ma qual è il ruolo che la comunità ha avuto nella condivisione, nella viralizzazione, nella riscrittura attraverso gli stili tipici della cultura user generated, il mashup, i meme, insomma, tutto quello che vediamo fare ai giovani.
di quel film, di quella serie, di quel videogioco. Quindi, di fatto, sarà più interessante guardare o leggere come è stato commentato il collegio che non analizzare il tipo di rappresentazione, di valori, di storie che questo reality ci offre e mette in scena. O ancora, secondo punto, pensando alla canonizzazione di cui il racconto mediale è oggetto, ovviamente nel momento in cui diventa parte della memoria collettiva, la variabile essenziale da valutare e da ponderare sarà sempre di più la variabile temporale, cioè quanto a lungo quel contenuto è stato, per esempio, menzionato nei discorsi di un gruppo, e sempre meno la variabile che per noi finora è stata decisiva, la variabile spaziale, cioè dove si trova quel contenuto? È conservato in una biblioteca, in una cineteca, è menzionato in un libro, in un catalogo? Tutte le spie che in passato ci hanno consentito di capire o di decidere se quel contenuto era parte della memoria collettiva oppure no, importante al punto da essere depositato nei luoghi, insomma, la pierna ora della memoria. Terzo punto, pensando al momento cruciale della costruzione della memoria, dell'elaborazione dei racconti fondativi che pongono in essere il gruppo, quindi lo identificano, lo posizionano nella società, potremo poi per la prima volta chiederci e sapere quanto ciascuno dei componenti di una comunità è stato parte attiva del processo di costruzione della memoria e non solo un suo depositario o un suo custode, quanto è stato cioè agente della memoria. E credo che questo sia il cambiamento più rilevante e anche la sfida che siamo chiamati a raccogliere, non solo come ricercatori, ma anche come formatori, voi soprattutto siete chiamati a raccogliere. Creare una coscienza della memoria, quindi rendere i soggetti consapevoli della possibilità e della responsabilità di selezionare i propri racconti del passato, di usarli in modo inclusivo, fuori dalle dinamiche conflittuali e di segregazione che nel passato abbiamo spessissimo e anche oggi visto messe in opera. Testimoniarli e condividerli. È la prima volta che accade nella storia, è la prima volta che accade nella storia che i soggetti possano, ciascuno di noi, abbia lo statuto, abbia lo standing di notabile della memoria. E credo che questa sia un'opportunità straordinaria e anche una sfida non meno straordinaria, per la quale occorre raffinare degli strumenti nuovi, sia di ricerca sia di formazione. E su questo secondo aspetto mi vengono in mente, ma certamente li conoscete molto meglio di me, i progetti bellissimi di Public Humanities, sviluppati in larga parte per il momento fuori dal contesto nazionale, questo insomma per il funzionamento anche di molti dei nostri archivi, che approfittando dell'accessibilità appunto degli archivi permettono di sviluppare negli studenti, anche negli studenti più giovani, una conoscenza diretta, per esempio, della differenza tra le fonti primarie e le fonti secondarie e con essa una consapevolezza del diverso valore epistemologico e testimoniale dei documenti. È un'occasione straordinaria, la possibilità di accedere agli archivi e di fare direttamente esperienza dei documenti. La mia generazione questa opportunità non ce l'ha avuta, non come la generazione che si sta adesso affacciando. O anche penso alle moltissime opportunità di alfabetizzazione, nel senso qui sulle azioni per esempio di ricontestualizzazione delle immagini del passato, che sono connesse a pratiche molto naturali per i nativo digitali, come quella del found footage o del mashup. Noi possiamo insegnare a raccontare la storia e possiamo insegnare a costruire una nuova memoria collettiva.
Insomma, nell'era della memoria digitale il collegio può ancora ambire a definire l'habitus degli studenti italiani verso la scuola. Forse questa non è una buonissima notizia, ma insomma lo possono fare allo stesso modo anche molte altre film, serie, fumetti, giochi che raccontano il rapporto tra giovani e formazione. Ma questo è possibile solo nel quadro di una coscienza della memoria, di un sistema di saperi e di competenze che, per dirla con Floridi, ci abiliti a esercitare la nostra responsabilità morale su ciò che il mondo è, sarà e potrebbe diventare. Grazie.